Ciao a tutti ragazzi, bentornati su paolodetrane.it. Oggi facciamo qualcosa di strano. Forse crederete che sono pazzo, forse lo sono davvero, non lo so. Però ho pensato questo. Vorrei iniziare una nuova rubrica sul canale YouTube e una serie di articoli anche sul blog, parlando di fotografia con i cellulari. Sì, con i cellulari. Perché smartphones di tutti i tipi, di tutte le misure, di tutte le risoluzioni, ogni tipo possibile, immaginabile di fotocamera, display, processori, RAM, qualità fotografica, megapixel, autofocus, stabilizzatore, chi più ne ha più ne metta. E i cellulari oggi si stanno evolvendo tantissimo e diciamoci la verità, lo smartphone è qualcosa che tutti hanno in tasca e è la nostra macchina fotografica giornaliera, e allora è inutile ostinarsi a far finta che non esistano. Mi sono detto, ci sono, tutti li usano, Instagram va alla stragrande, e allora perché non parlarne? Andiamo un passo oltre. E se questa potesse confrontarsi con questo? Qui davvero sfioriamo la pazzia, forse, però mi sono detto che forse in un futuro neanche troppo futuro passeremo da questa a quella. Quella è la mirrorless con la quale sto facendo questo video, è la Fuji X-T1, e magari dopo quella passeremo a qualcosa di questo tipo che ci potrà offrire una qualità come questa. Sembra strano? Forse lo è o forse no. È quello che vogliamo scoprire, è quello che vogliamo approfondire, e per questo motivo ho pensato di fare una serie di recensioni di telefoni che fanno buone fotografie dal punto di vista fotografico, recensioni fotografiche, o meglio, faremo un overview, una panoramica di ogni cellulare che tratteremo, di ogni smartphone che vedremo insieme, una piccola panoramica hardware, alcuni dettagli, come funziona, però in maniera molto veloce. Se vi serve una recensione più dettagliata dello smartphone e tutte le sue funzioni, ce ne sono mille online. Invece io vorrei orientarmi verso delle recensioni dal punto di vista di un fotografo, ok? Che dovrei essere io. Questo che ho in mano è il mio Nokia 1020, l'ho usato per un anno, quasi ormai praticamente, forse più di un anno. Questo smartphone è uscito con una dicitura qua che dice 41 megapixel, e devo dire che la qualità di questo telefono era un anno fa davvero sorprendente. Macchina fotografica lentissima, messa a fuoco lenta, però qualità fotografica e video davvero 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 notevoli. Questo è solo un esempio. Qua c'è il mio nuovissimo Honor 7, non è ancora uscito in Italia, Asus Zenfone 2, vecchio iPhone 5, si fa per dire vecchio, Reflex. Insomma, vedremo in dettaglio un po' di smartphone insieme, alcuni smartphone insieme, man mano che andiamo avanti ne vedremo sempre di nuovi. Farò delle recensioni e parleremo anche di come si può utilizzare uno smartphone di nuova generazione con fotocamere da, ok, 41 megapixel sono tantissimi e restano ancora un'eccezione, ma questo Honor 7, che funziona davvero bene, ve lo consiglio, ottimo prezzo, tra le altre cose ha una ottima fotocamera da 20 megapixel e video in HD. Si può avere il 4K, non di qualità ovviamente eccellente, ma c'è veramente di tutto sul mercato oggi e c'è un'evoluzione davvero davvero veloce, e per questo mi sembrava interessante trattare l'argomento. Quindi nei prossimi mesi ci sarà un appuntamento fisso dove tratteremo appunto review, recensioni, se così vogliamo dirle, chiamarle, di smartphone dal punto di vista fotografico. Cercherò di fare delle comparazioni proprio anche di immagini, anche se non è mai facile, ma soprattutto vi darò la mia opinione sugli smartphone che ho provato fino adesso e che continuerò a provare. Se volete
affrontare questo argomento da un punto di vista particolare, se avete delle domande, se avete un cellulare che volete vedere insieme, ovviamente non li ho tutti, non posso permettermi, alcuni me li hanno mandati, altri invece li ho dovuti comprare, vediamo, insomma, sentitevi liberi di inserire le vostre richieste nei commenti qui di sotto, ok? A proposito, questo è il Sony Smartwatch 3, per dirne una, e non vedo l'ora che questi cosi si evolvano per arrivare a qualcosa di simile a questo, ma di questa dimensione, con questo ingombro, con questa praticità. Questo ha GPS, Wi-Fi, Bluetooth, e devo dire che mi trovo davvero molto bene, per darvi un altro segnale abbastanza forte del fatto che la tecnologia avanza senza fermarsi in maniera decisa, che ci piaccia o no, verso una nuova, io credo una nuova generazione anche di wearable devices, cose indossabili, ok? Device indossabili. Ok, bene, se vi interessa l'argomento, se vi piace, fate like al video, iscrivetevi al canale, fate domande, io sono a vostra disposizione, tutto quello che posso fare, che posso mettere a vostra disposizione, lo metto più che volentieri. Ovviamente non so tutto, non sono una persona super esperta di cellulari, però posso dire la mia, penso di poter dire la mia. Ok, ci vediamo nel prossimo video dove vedremo insieme il nuovo Honor 7, 20 megapixel di fotocamera, video in HD, lettore di impronte, davvero molto ben fatto, prodotto cinese, ottimo prezzo, ottima qualità. Se volete saperne di più, rimanete con noi nel prossimo video, a presto!